Allora, Fernando Spinelli, partiamo dalla tua nuova avventura con gli Under 15 dell'RG Siracusa, un inizio importante, ma ovviamente a te interessa la crescita dei ragazzi, questa nuova esperienza in panchina, come sta andando? Vabbè, sì, sta andando bene, nel senso che comunque era per il mio percorso era il passo che secondo me era più adatto, quindi sto trovando quello che cercavo. Poi ho trovato un gruppo di ragazzi che si mettono a esposizione, che hanno grande qualità e un margine di crescita importante. Quindi abbiamo fatto la prima parte dell'anno abbastanza bene, indubbiamente al di là di quello che è la classifica, il campionato, si punta molto alla formazione, al percorso di crescita di questi ragazzi e quindi siamo indirizzati su questa strada. Stamattina ti abbiamo visto qua al De Simone, è innegabile il tuo legame con il Siracusa Calcio. Spiegaci tu, la tua presenza qui. La mia presenza qui è inutile tornare sempre sullo stesso discorso, quanto è il legame, via discorso, ormai si sa. Sono qui perché nasce da una chiacchierata con Pepe Mascara, di cui abbiamo un ottimo rapporto e siamo stati anche compagni. E quindi lui, parlando tra una cosa e l'altra, mi ha chiesto se c'era questo piacere da parte mia di venire ogni tanto a dare una mano, che comunque le porte erano aperte, quindi anche per me questo fa parte del mio percorso di crescita e l'ho preso con entusiasmo, anche perché mi piace stare qua, quindi, però i giorni in cui la prima squadra si allena al mattino sono disponibile, visto che io la mattina sono libero, quindi riesco a venire a dare una mano e collaborare.